fare questi video, che sono una piccola guida al metodo GIFT, per spiegare un po' il senso dei miei menu e per rispondere a quelle domande che mi vengono spesso fatte sugli abbinamenti, sugli ingredienti o sui miei piatti abbondanti. Innanzitutto vi mando un grosso bacio perché è un po' che non ci vedevamo. Se avete notato, ho un nuovo taglio. Spero che vi piaccia, a me piace tantissimo, mi si è alleggerita la testa. Ringrazio per questo la mia carissima parrucchiera Luisa, Formal Parrucchieri, Viale Crucioli Teramo. Vi lascio la pagina Facebook qui sotto, voglio farle pubblicità perché veramente mi ha fatto un lavoro bellissimo, mi ha fatto dei riflessi, sono veramente contenta. Comunque niente, tutto questo per ringraziarla. Mua! Mi vedrete magari leggere, quindi abbassare gli occhi, perché mi sono preparata un bel discorso, ma ho paura di perdere il filo, quindi ecco qui il mio quadernino. Allora, iniziamo dicendo che GIFT è l'acronimo di gradualità, individualità, flessibilità e tono. Quindi questo è il mio metodo di applicarla, seguendo le mie abitudini e i miei gusti. È una rieducazione alimentare che, partendo dalle scelte fatte a tavola, porta benefici a tutti gli aspetti della vita. In realtà il dimagrimento è soltanto una conseguenza. Alla base della dieta GIFT ci sono due cose molto importanti: l'attivazione del metabolismo e l'abbandono del calcolo delle calorie. Le diete che riducono calorie portano a risultati immediati, che però si traducono spesso in un recupero immediato dei chili persi in pochi mesi. Basandoci sul calcolo delle calorie, se mangiamo meno perdiamo muscolo e rallentiamo il metabolismo. Se mangiamo il giusto, non dimagriamo di netto. Quindi, che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto dobbiamo capire che ci sono alcuni punti in base alle calorie che sono fondamentali. Punto numero 1. Le calorie che si assumono al mattino non sono uguali alle calorie che si assumono la sera. Assumere calorie vuote, ossia quelle presenti nello zucchero, nelle farine 00, negli oli raffinati, non avranno lo stesso effetto dell'assunzione di calorie date da cibi come pane integrale, carne, pesce, frutta e verdura. Questo perché a fine giornata le calorie vuote lasceranno soltanto fame, che dovrà essere colmato con altro cibo. Infine, le calorie non avranno lo stesso effetto sul metabolismo se assunte in presenza o meno di proteine. In effetti le proteine dovrebbero essere presenti ad ogni pasto. Quindi, come attiviamo il metabolismo? 1. Assumendo correttamente proteine. 2. Distribuendo i pasti assecondando i nostri cicli ormonali quotidiani. 3. Facendo una moderata ma regolare attività fisica. Ma la chiave per una corretta attivazione metabolica è una e semplice. Occorre il segnale di abbondanza che il nostro ipotalamo riceve in seguito ad una generosa colazione. Dopo il riposo notturno e dopo aver esaurito le scorte zuccherine, al mattino ci si sveglia con il giusto appetito. Ora, se diamo il segnale di un'abbondante colazione, il nostro metabolismo si apre al consumo con uno stimolo che può durare per tutto il giorno. Al contrario, ci si avvia verso una giornata di carestia che non riusciremo a reggere se non facendo snack tipo caffè zuccherati o merendine, arrivando a cena in preda alla fame e quindi rimpinzandoci di pasta, pane o dolci. Quindi, in conclusione, la base della dieta GIFT è attivazione del metabolismo non contando le calorie, ma partendo con una ricca colazione e assumendo proteine ad ogni pasto. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Innanzitutto volevo dirvi che è il primo di una serie di video in cui cercherò di spiegare un pochino come io ho applicato questo regime alimentare. Io ho iniziato dieta GIFT nel gennaio 2015. Ho raggiunto il mio peso forma, diciamo, il mio normo peso a luglio 2015, quindi in 7 mesi ho perso all'incirca 17 kg. Da allora non ho più né perso né preso chili. Diciamo che mi sono bilanciata con un chilo di scarto, ecco. sta di fatto che da quando ho iniziato dieta GIFT la mia vita si è completamente rivoluzionata, perché non solo fisicamente mi sento molto meglio, ma ho ritrovato molta fiducia in me stessa. Io spero quindi che questa prima parte vi sia piaciuta. Per qualunque info potete chiedere sotto nei commenti. Io comunque vi lascio tutti i siti informativi se avete bisogno di domande, di rispondere a domande molto più concrete, di tutti i siti informativi della dieta GIFT. Inoltre vi rimando anche ad alcuni libri, sia quelli che ho comprato io e che ho letto, sia quelli che mi sono stati suggeriti che leggerò. Niente, io intanto vi mando un grosso bacio e al prossimo video. Ciao!